C'è un luogo a Venezia che appartiene al passato, ma è sempre attuale, contemporaneo al suo tempo. Una mattina del 61 alla Querini, quando gli chiedevo che l'acqua alta restasse fuori dal palazzo, lui, guardandomi negli occhi dopo una pausa di attesa, dentro l'acqua alta, dentro, come in tutta la città. Solo si tratta di contenerla, di governarla, usarla come materiale luminoso e riflettente. È un luogo di acqua, di canali, di stanze, di libri, di opere e capolavori dell'ingegno, dell'arte, dell'architettura, della volontà di accogliere il mondo rimanendo se stesso. Un luogo amico. Ricordo il rumore che facevano e fanno tuttora le suole di gomma delle scarpe da ginnastica o le sneakers oggi degli studenti. E secondo me è il simbolo dell'attraversamento contemporaneo dell'antico. Anche quando leggiamo i libri del passato, noi facciamo quel rumore algoso, quel contatto fra l'oggi e il tempo che non c'è più. Testamento del conte Giovanni Querini Stampalia. Dopo la mia morte, la mia biblioteca, galleria, medagliere, oggetti d'arte posti nel mio palazzo a San Zaccaria diverranno d'uso pubblico. Il gabinetto di lettura e la biblioteca rimarranno aperti costantemente in tutti quei giorni ed ore in cui le biblioteche pubbliche sono chiuse e la sera specialmente per comodo degli studiosi. La biblioteca è stata veramente il cuore di questo posto, intanto nel dettato testamentario del fondatore, che era a suo tempo fortemente innovativa. Il 50% dei ragazzi che vengono qua alla Querini hanno delle storie anche d'amore e quindi è un luogo anche in qualche modo peccaminoso. Dire a parole che l'antico e il nuovo devono e possono stare insieme è un fatto, riuscire a realizzarlo è tutt'altro. E su questo la Querini è insuperata, secondo me. L'antico è il nucleo della Casa Museo, tra le meglio conservate in Europa. Il piano nobile, con i suoi stucchi, gli affreschi e gli arredi originali, le collezioni dei Querini, mobili, lampadari in vetro di Murano, globi, orologi, strumenti musicali, porcellane, biscuit, sculture, arazzi, dipinti. Il signor Querini credeva nel processo contemporaneo, quindi che la contemporaneità è qualcosa che si costruisce, non si mantiene soltanto, e quindi donava qualcosa come segno di gratitudine per una città che gli aveva chiaramente dato molto. Avere una collezione d'arte, avere i manoscritti, i libri rari, era considerato uno status symbol. C'è questo straordinario museo che raccoglie opere dal 400 al 700-800. E poi alcune altre cose che sono rimaste dentro la Querini come un fatto connotativo irrinunciabile. L'eleganza. In questo senso credo che il ruolo giocato da un maestro di vita, come è stato Beppi Mazzariol, sia stato fondamentale. Io un po' di soggezione a lavorare alla Querini ce l'avevo. La Querini è il luogo di Carlo Scarpa, cioè è dove Carlo Scarpa ha fatto i suoi capolavori a Venezia ed è proprio il luogo dove la vecchia Venezia ha incontrato l'arte contemporanea. Il dialogo continua tra antico e contemporaneo. Dopo Scarpa, Pastor e Botta, nel 2015 è Michele De Lucchi a intervenire a Casa Querini.
firma il progetto di restauro delle sale al terzo piano che si affacciano sul canale, destinate a ospitare le collezioni artistiche della Cassa di Risparmio di Venezia, che Intesa San Paolo affida alla Fondazione Querini Stampalia con deposito ventennale. La Fondazione Querini Stampalia in qualche modo aveva già una relazione con Intesa San Paolo, con la ex Cassa di Risparmio di Venezia, e quindi in sostanza ci sono opere che sono ospitate in un luogo che può essere senza nessun dubbio chiamato casa. E credo che il risultato sia buono, perché è buono l'allestimento, che è di grande raffinatezza, e ci sono opere che sono veramente importanti, come Due Canaletto alle mie spalle, di cui Venezia è così povera, e che quindi arricchiscono sensibilmente e riempiono questo enorme vuoto della città. Si amalgama molto bene l'arte contemporanea con questo luogo, perché è stato fatto sempre un lavoro intelligente di integrazione. Un dialogo intrecciato a partire dal 1997 con Joseph Kossuth, Michelangelo Pistoletto, Ilia ed Emilia Kabakov, Giulio Paolini, Remo Salvadori, Kiki Smith e tanti altri artisti. Conservare il futuro ha anche un po' la responsabilità di dire: io devo lavorare oggi, far lavorare oggi gli artisti migliori, gli artisti in cui si crede, perché lascino il segno del nostro presente e perché poi diventino il passato nel futuro. Not bad to squat a palace in Italy. So it was great pleasure to do this work, which was originally temporary. Io credo che sia una delle opere maestre di Scarpa, la Querini, e sicuramente questo è dovuto anche al fatto che lì si respirava un clima culturale particolarmente congruo con il suo modo di sentire. Lo spazio esatto disegnato da Scarpa dichiara nella pietra la vocazione della Fondazione Querini Stampalia: insegnare la bellezza capace di inventare il futuro. È questo ordine che mi dà la concettualità del lavoro di Carlo Scarpa, che interpreta la Querini. Negli anni Ottanta è Valeriano Pastor, collaboratore di Carlo Scarpa, l'autore di nuovi interventi. Il segno più evidente è la nuova scala di collegamento. La struttura portante è in metallo con gradini in pietra artificiale. Le doghe di legno del rivestimento curvo che sporge nella corte e i piccoli oblò che vi si aprono rimandano allo scafo di una imbarcazione. Io ho cercato di separare il nuovo dal vecchio, se questo può essere un riassunto del suo insegnamento, ma dando una unitarietà allo spazio. L'adesione alla lezione di Scarpa impone il lavoro con la luce, che qui viene schermata e riverberata da un velario metallico, come fosse un canale capovolto nel cielo. Gli amici della Querini nascono nel 1991. Ed è questo gruppo che per primo ci aiuta a tenere aperti i servizi di biblioteca e di museo. È un patrimonio dell'umanità. Tutti qui dentro hanno lasciato un segno, e questo luogo ha lasciato un segno fortissimo in ciascuna delle persone che qui dentro sono passate. Centocinquant'anni dopo, la Querini continua a scrivere la storia,
con l'obiettivo di conservare il patrimonio ricevuto per coltivarmi il potenziale di novità. Un laboratorio di produzione culturale. Auguro veramente una vitalità che segua la tradizione di Venezia. Io auguro alla Querini di essere contagiosa. Che i miei trisnipotini possano ancora andare a studiare lì. I wish it continues to discover itself, its potential. Keep going as you're going, you're doing fine. L'augurio per la Querini è proprio quello, di mantenere questo equilibrio precario ma solido e che porta fiducia. Che la Querini continui ad essere, per quelli che vivranno fra 150 anni, quello che è oggi per quelli che vivono oggi. Happy birthday, Querini Stampaglia. Viva la Querini!